questo, lasciatemelo dire, schifo. Se noi vogliamo avere un futuro per i nostri figli, un futuro per i nostri padri che ci stanno mantenendo, i nostri padri che dovrebbero stare a casa a godersi la vita dopo una vita di sacrifici e di lavoro, se vogliamo avere un futuro per noi stessi, il cambiamento lo facciamo sì quando andiamo a votare, rispettiamo chi sta male, scusate, lo facciamo sì quando andiamo a votare per le politiche o per le europee, lo facciamo sì quando andiamo a votare per le regionali, ma lo facciamo di più e meglio quando andiamo a votare per le amministrative, perché è da qui che si parte, dai comuni, dalle amministrative che si parte. E l'abbiamo avuto dimostrazione quando c'è stato un sindaco a 5 Stelle, Federico Piccitto, il sindaco di Ragusa, non ha fatto pagare la tassa ai suoi cittadini, ha messo un reddito di 360 euro per gli incapienti, sta facendo la differenziata, recupera milioni di euro e li investe nel sociale, li investe in altre cose per i suoi cittadini. Questo è voler bene ai cittadini, questo lo dico a tutti, questo è voler bene, non è voto di scambio, non è favore, è diritto, è progetto di comunità insieme, questo è il cambiamento e ognuno di noi può fare qualcosa per cambiare, ognuno di noi può aiutare un altro a capire e ognuno di noi ha una scelta importante, è una scelta di cambiamento, di progetto per la nostra Sicilia e la si fa con una matita, una passeggiata con gli amici, una matita, un sacro, una croce su chi, come Giusy Rannone, ha portato avanti una vita onesta, chi fa parte di una comunità, perché ieri Luigi Di Maio diceva noi siamo amici, è vero, noi non siamo solo in politica, noi non siamo solo cittadini che si sono arrabbiati, noi siamo amici veri, noi ci vogliamo bene. E allora quel giorno ricordiamoci, per i nostri pensionati, per i nostri figli, per i nostri giovani, per nostra moglie, per nostro marito, di andare a votare per qualcuno che veramente può fare il cambiamento di questo paese. Grazie. Mi riallaccio alle parole di Nunzia. Noi siamo diventati amici, io queste persone qui fino a un paio di anni fa non le conoscevo, adesso fanno parte del mio quotidiano perché con loro stiamo portando avanti dei progetti, ognuno di loro ha un'esperienza di vita, sa conoscere i problemi ma anche le soluzioni, abbiamo fatto dei gruppi di lavoro e ci sono esempi di cittadini e rappresentanti di professioni, insegnanti, anche i pensionati, abbiamo, eccoli, hanno queste facce. E noi vogliamo essere la voce là dentro di vostra, perché vogliamo restare insieme a voi, dobbiamo fare più squadre e quando io mi avvicinano e dico io, noi votiamo per voi, no, voi dovete partecipare insieme a voi, perché anche voi avete delle idee. Allora io mi occupo di rifiuti e domani quello che noi abbiamo messo nel nostro programma elettorale, per esempio, è di portare questo paese verso rifiuti zero, che non è un'utopia, è possibile, l'abbiamo già fatto in altri paesi e perché non possiamo farlo a San Giovanni la Punta? Cosa abbiamo meno noi? Un po' di orgoglio. Ho sentito molti commercianti schiacciati dalla Tari, dalla Tares, produco niente, produco un po'
po' di cartone, un po' di carta, e poi invece che succede? Mi arrivano dei salassi e sono quasi costretto a chiudere l'attività soltanto per questo. Ma smettiamola, esiste la tariffa puntuale, anche in Sicilia l'hanno fatto, e allora perché non la possiamo fare qui? Forse perché quando vengono messi là dentro delle persone non hanno le competenze. Io ho chiesto a questi 309 candidati, a molti di loro, li ho incontrati, ho chiesto cosa volete fare voi, e un progetto non ce l'hanno. Mi dicono, ma io sono lì perché me l'hanno chiesto, perché devo fare un favore. Poi ci penso, poi penso, mio zio me lo dirà, ma tuo zio chi è? E non lo dico soltanto io, le persone con cui abbiamo parlato, che ci dicono fino a oggi, sapete, si presenta la figlia di e anche il figlio di, e gliel'abbiamo chiesto anche noi, come abbiamo fatto noi che siamo i candidati, ma anche voi come cittadini semplici, molti di voi gliel'hanno chiesto, allora chiedetevelo anche voi, e quando qualcuno vi chiede il voto, diteglielo, chiedeteglielo, qual è il progetto che avete, per cosa state lottando? Questo è come consegnare con quel voto le chiavi di casa vostra, e allora vi dovete fidare delle persone, non a scatola chiusa, dovete sapere cosa hanno fatto prima, cosa hanno intenzione di fare, dovete conoscerle queste persone, perché vi state delegando il vostro futuro, e finite le campagne elettorali, non smettete di interessarvi delle cose politiche, entrate dentro quei palazzi, partecipate ai consigli comunali, come abbiamo fatto noi. Io ho detto che io non so se domani diventerò sindaco, ma mi piace pensare che il sindaco debba rivestire di nuovo quel ruolo di primo cittadino, perché il primo cittadino è il cittadino che rappresenta tutti, non qualcuno che sponsorizza qualcun altro. È come un direttore di orchestra e deve sentire tutti. E noi ascoltiamo tutti, non è vero che non parliamo con nessuno, noi parliamo con tutti e ci confrontiamo, perché confronto è arricchirsi. E qualche giorno fa abbiamo partecipato a un confronto, ma qualcuno si è sottratto al confronto. Di cosa hanno paura? Confrontarsi è accrescersi. Io adesso passo la parola a Giulia Grillo, anche lei, al Parlamento, e anche per lei siamo orgogliosi di avere dei rappresentanti oggi così. Grazie. Allora, una cosa che stavo notando in effetti in questa campagna elettorale che mi ha portato a girare per tutta l'Italia e anche per tutta la Sicilia è che oggi sul palco qui sono saliti un senatore e un deputato. Un senatore e un deputato. Dove sono i senatori e i deputati dei partiti che si stanno proponendo? Dove sono? Che fanno? Hanno paura della piazza per caso? Poi magari non li conosce nemmeno nessuno, perché io sono convinta che se vengo da ciascuno di voi a chiedere chi sono i deputati e i senatori di Catania, voi mi dite, boh, non lo so. E perché non vengono qua? Perché per esempio adesso hanno fatto una riforma della scuola che tutti gli insegnanti di San Giovanni la Punta e gli alunni quando vanno a votare se lo devono ricordare. Perché ha distrutto il mondo della scuola questa riforma che sta facendo il signor Renzi, e i deputati e i senatori di Catania che premono il pulsante e la votano quella riforma, la votano, e quindi poi loro hanno paura di confrontarsi con i cittadini, è per questo che su questo palco solo una forza politica se lo può permettere di portarsi i deputati e i senatori, e questa forza si chiama Movimento 5 Stelle. E allora, senza scorta, come il signor Salvini, senza auto blu, noi non facciamo spendere.
prendere i soldi ai cittadini. Quanti soldi si è preso la Lega di rimborsi elettorali? Quanti? Soldi nostri, soldi pagati con le nostre tasse e con i nostri sacrifici. Molla il malloppo, Salvini, molla il malloppo e poi parliamo, e poi parliamo. Perché a me di gente che parla col sedere all'asciutto io mi sono scocciata, signori. E noi non ci sentiamo di meno di questi qua. Perché io l'ho visto che qual è la gente che entra in Parlamento. Io l'ho visto. E sono persone che valgono meno di zero. Meno di zero. Io sono un medico, sono laureata in medicina, sono specializzata in medicina legale e sono nella Commissione Sanità. Chi è il mio ministro? Chi è? Una persona che non ha neanche una laurea in medicina, una diplomata. Allora io che cosa devo vedere? Cittadini che si laureano, studiano, che hanno conoscenze paurose, che rinunciano a fare politica, perché giustamente non si vogliono sporcare con la politica che c'è stata fino ad oggi, IVA inclusa San Giovanni la Punta. E invece chi nella vita non ha mai concluso niente? Chi non sa fare qualche cosa? Che faccio? Mi butto in politica. Ma insomma, buttati da un'altra parte però, perché cioè, mi sembra che con questi cristiani che si buttano in politica ci hanno buttato pure noi in una situazione che non è più sostenibile. Però guardate, noi oggi siamo qua e vi diciamo delle cose belle. Allora uno potrebbe dire, sì vabbè, ma questi ci dicono delle cose belle, ma pure gli altri dicono delle cose belle. Può essere. Io non è che lo so cosa stanno dicendo gli altri, e neanche mi interessa sinceramente. Anche perché con le parole sono tutti bravi. Però io vi dico una cosa, che il Movimento 5 Stelle a San Giovanni la Punta non ha mai governato. O sbaglio? Allora siamo gli unici che possiamo dire faremo, perché gli altri che ci sono già stati, che dicono faremo, non è faremo, tu dovevi fare e non l'hai fatto, perciò signore mio funziona così, quando tu una cosa non la sai fare, tu e gli amici tuoi che ti portano, perché un'altra espressione forte è ti porto, cupotti, tu a cupotti, Carusi, ma basta, siamo nel 2015, Nunzia poco fa vi diceva della Danimarca, allora io dico una cosa, ma la Sicilia, che ha prodotto persone incredibili, che hanno fatto la storia di questo paese, alcune di queste purtroppo sono morte e noi ce le ricordiamo, poi quando dobbiamo fare il tweet per ricordarci le persone morte sono tutti bravi, però quando dobbiamo prendere l'esempio invece di come si comportavano quelle persone non lo fa nessuno, come mai? Allora io dico prendiamo l'esempio di quando erano in vita queste persone, perché non c'è miglior modo di ricordare i morti che comportarsi come loro quando sono vivi. Questa è la verità. Allora io dico, ma quanto vale un voto? Vogliamo dargli un prezzo al voto? Quanto vale? Avanti, forza. Anche 5 euro. 20 euro? 30 euro? Quanto vale? Anche 5 euro. Un pacco di pasta? Da un chilo o da mezzo chilo? Mezzo chilo! Allora io dico, noi abbiamo avuto i nostri morti, i partigiani che hanno fatto la resistenza, che hanno sconfitto la dittatura per fare diventare il voto un piatto di pasta. Ma io dico questo, ma dov'è il nostro orgoglio di esseri umani prima di tutto, la base proprio, dov'è? La dignità, bravo, quella parola d'ordine che dovrebbe essere la prima cosa quando nasciamo. Allora io vi dico una cosa, io non voglio giudicare mai nessuno, perché non, io sono un essere umano come voi, c'è qualcuno in alto che ci giudica, quindi non giudico chi è stato costretto a dare un voto, chi è costretto oggi a dare un voto perché ha le spalle al muro, io non lo giudico, però io vi voglio ricordare una cosa, che c'è il segreto dell'urna. Quando voi entrerete dentro l'urna, sarete soli voi con voi stessi. E ci sarà una sola persona a cui dovrete rendere conto, e siete voi. Ed è la vostra coscienza. E se è vero che nel passato non avete avuto mai un'alternativa, o forse l'avete avuta e non è andata bene, per carità, ma oggi avete un'alternativa che si chiama Movimento 5 Stelle, si chiama Giusy Rannone e tutti, che siamo tutti insieme qua, non c'è perché Giusy è il candidato sindaco, perché noi siamo tutti uguali, per noi non
uno meglio e uno peggio, non c'è. Voi oggi avete un'alternativa, che è un'alternativa di libertà, che è un'alternativa di poter esigere dei diritti e non pregare ed elemosinare quelli che sono diritti come il lavoro, perché lo dice la Costituzione, la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, non lo dico io, e l'hanno scritto sul sangue dei nostri partigiani e dei nostri nonni, quindi abbiamo almeno un minimo di rispetto per loro se non riusciamo ad averlo per noi stessi, almeno per loro, questo ve lo chiedo col cuore. E se è vero, e se è vero che questa politica ci ha stancato, ed è vero questa politica, io sono la prima, io prima ho votato a scheda bianca, lo ammetto, è vero che questa politica ci ha stancato, perché quando ci arrestano un parlamentare regionale, come è successo 2 giorni fa, presidente della commissione bilancio, ti cascano le braccia e dici non è possibile che mando delinquenti in Parlamento. Se questo è vero, oggi c'è una forza politica che del peccato originale, che sono i soldi, lo devo dire, il peccato originale è dove casca l'asino, il politico cade sui soldi, allora ha dato un segnale importantissimo, non l'aveva mai fatto nessuno, abbiamo rinunciato ai soldi, abbiamo rinunciato a 42 milioni di euro, ci siamo dimezzati lo stipendio, più di dimostrarvi la nostra buona fede sul punto, sul peccato originale, non abbiamo nient'altro da fare, adesso è solo dentro voi stessi che dovete guardare e ritornare ad avere fiducia negli esseri umani, perché la fiducia è la cosa più importante che si può avere nel legame tra gli esseri umani, ed è quella che i signori non vogliono, vogliono che siete disperati e sfiduciati, e glielo dovete dimostrare che non è così, dimostrateglielo alle elezioni, fate vedere la parte migliore di voi, grazie. Noi avremmo ancora tante cose da dirvi, da raccontarvi di tutto il lavoro che abbiamo fatto con il nostro designato assessore, l'ingegnere Caudullo, e il nostro consigliere Rosario Diamante, che hanno fatto il gruppo di lavoro del piano regolatore, e poi ci sono i rappresentanti, quelli che fanno i rifiuti zero, Giovanni Liuzzo, i rappresentanti degli imprenditori che hanno sofferto come Titti Tagliaferri, dei liberi professionisti come Paolo Millauro ed Enzo Campanello, che ogni giorno cerca di sbarcare il lunario, e degli insegnanti come Patrizia Calcaterra, Grazia Molino, come gli ingegneri che cercano di andare via ma sempre tornano, come David Biondi, come gli artigiani, come Vincenzo Raciti, come la rappresentante delle donne, la comunicazione delle donne, Isabella Figel, un pensionato che non riusciamo a farlo smettere di camminare perché è sempre in giro, che è Antonio Caponnetto, come Barbara Costantino, che è una mamma, ma è anche una professionista, una lavoratrice, come Chiara Sciuto, che in questo momento sta subendo da questa situazione come tanti altri, forse la chiusura di un grasso multinazionale. Siamo questi, che siamo dei cittadini. Adesso li dobbiamo salutare, ma ci rivediamo, ed è una promessa, ci vediamo comunque, perché noi non molliamo, non ci arrendiamo, non mandiamo questa nostra terra nelle mani ancora di quelli che l'hanno devastata. Buonasera, arrivederci stelle. Volevo ricordare che noi siamo portatori sani di onestà, lealtà e dignità, perché noi con la dignità ci abbiamo. Onestà, 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 onestà. Onestà. Buonasera, grazie.